Gira a destra. A destra, ti ho detto! Perché ti fermi, coglione? Statti calmo, che non c'è nessuno. Forse ce l'abbiamo fatta. Cristo. Mi hanno fregato per bene. Non mi sembra il posto giusto per fermarci questo. Sta zitto, vecchio bastardo, zitto! Non vedi che sta male? Prendi tu il volante e togliamoci dal cazzo. Ti ho detto che non c'è nessuno. Sì, ma potrebbero arrivare da un momento all'altro, non lo capisci? È tutto a posto. Non ce la faccio più. Fatti forza. Reggetelo, reggetelo! E adesso che cazzo facciamo? Quello che avevamo detto. Ci cambiamo i vestiti, la sacca e buttiamo la macchina nel fiume. Poi ce ne andiamo a piedi. Fantastico, eccezionale. Hai un'idea migliore? Sì. Andiamo avanti ancora un po' con la macchina e poi la abbandoniamo. Imbecille, in faccia non ci ha visto nessuno, ma la macchina l'hanno vista tutti! Ah sì? Come facciamo a camminare con lui in questo stato? Non lo vedi che sta morendo? Eurigio, c'è da camminare. Dai che ce la fai. Te l'ho detto, non ce la faccio, non ce la faccio più. Avanti, amico, devi reagire! Pensa a tutte quelle belle puttane che ci aspettano, eh? Chi vuoi tu per me? D'accordo. Non lasciarmi così. Attilio, lo sai quello che devi fare. Ti prego. Scacciare ma invano la monotonia. Addio, anni di gioventù. Perché, perché non ritornate più? Sono una foglia d'autunno che nella tormenta. Sincera aspettai, compagna dei sogni miei, ma invano cercai, cercai, amore anche tu dove sei? Addio, sogni di gloria, faccio una macchia d'inchiostro, mi trema la vista.
meglio tacer le memorie, o vecchio cuor mio, sogni di gloria. Magari mi risparmieresti il cantoniere. Sarà già di sotto ad aspettarmi incagnato. A buon gusto. Dai, Stallone, vedi se ti paga. Non ti pago. Sei la mia fidanzata. Non vorrei farti pagare, ma la megera sì, lo sai. La vecchia puttana, ma deve sempre rompere il cazzo. Ma ti ostini a venire sempre quando lavoro. Se ti accontentassi di vedermi nel mio giorno libero. Ti voglio adesso. Ti voglio sempre. Porterò via di qui. Ma non dir balle, l'ha già detto troppe volte. Tra poco avrò tanti di quei soldi che nemmeno te lo puoi immaginare. Vieni via con me. In Argentina. In Argentina. Rimani sempre un sognatore, come quando ti ho conosciuto a Venezia. Dio, come eri bello in quel film con Valenti La Ferita. Come si chiamava? Vi amo, Contessa Miranda. Anche io vi amo, Adalberto. Ah, che destino crudele e infame. Questa notte devo partire per la guerra e non ci rivedremo mai più. Amore mio. Potevi diventare famoso. Lo sbaglio più grosso della mia vita è stato quello di andare a Venezia nel 43 per lavorare al cinevillaggio. Non me l'hanno mai perdonato. Per questo non lavoro più. Ti rendi conto? Uno come me, che ha lavorato con Blasetti. Sì, però se non andavi a Venezia non ci saremmo mai conosciuti. Con quali soldi vorresti partire? Sto per fare un colpo. Cosa? Vuoi andarti a cercare dei guai? Io ci ho provato a trovarmi un lavoro onesto, ma ormai non sono più nessuno, lo sai. Cosa hai intenzione di fare? Una rapina in un ufficio postale. Abbiamo già pensato a tutto. Abbiamo chi? Non li conosci. Non li conosci chi? È gente che sa il fatto suo. A Sabbioneta, nell'ufficio postale, c'è un grosso smistamento di denaro. Ci sono in ballo almeno 10 milioni. Ci mettiamo una calza in faccia e via. Ugo è appena uscito di galera. Si è fatto 15 anni per aver ammazzato sua moglie che lo tradiva con un altro uomo. Delitto d'onore. Oltre che cornuto e pazzo. Ma è lui che ci ha dato la soffiata. Sarà un gioco da ragazzi. Tu cos'hai da guardare? Signore e signori, guardate l'uomo più forte del mondo, che con la sua forza riesce a spezzare
questa catena. Eurigio era un artista circense. Ci siamo conosciuti sul set di Blasetti. Lavorava al film come cascatore. E ora campa come può. È meglio che non guardi. Potrebbe esserci del sangue. Cicillo è un povero disgraziato, ma ci si può fidare. Si è trasferito dalla Sicilia al nord perché nel suo paese faceva la fame. A casa erano in 13. In guerra è rimasto scioccato da un bombardamento e da quel giorno il suo spirito è quello di un bambino. Dopodomani mi incontro con gli altri e facciamo il colpo come stabilito. Poi scappiamo in Versili attraverso gli Appennini. Una volta arrivati, ci dividiamo i soldi e ci separiamo. Scoprirò che sei finito in prigione, o peggio. È nella tua natura rovinarti la vita? No, questa volta no. Questa volta ce la faccio. E voglio che tu venga con me, Anita. Ti aspetto tra 2 settimane a Marsiglia, alla pensione Valadier. Ma come farai ad attraversare il confine? Ci penserà mio fratello Gabriele. Ormai è un anno che lavora alla dogana di Ventimiglia. Dici sul serio? Sì. Adesso non posso divertirci un po'. Amore? Ma sì, dai. Noi oggi ci conosciamo meglio, così poi tu domani torni. Eccolo, vedi? Io ti porto via di qui. Ricordati. Marsiglia, pensione Valadier. Tra 2 settimane. Verrò. Ma che cazzo fa? Non ce la fa più. Sei stato un fesso a lasciare la borsa. Ci possono vedere in questo posto di merda. C'è neanche tu, potevi dirgli qualcosa. E muoviti! E non gridare, cazzo! Questa la porto io. Non riesci neanche a stare in piedi da solo. Ma cosa vorresti dire, stronzetto? Dico che sei solo un vecchio, che non sta in piedi nemmeno dopo una corsetta. E che i soldi li portiamo noi. Guarda che l'idea di andare a piedi è stata tua, eh. Vaffanculo! Vacci tu! Oh, che cazzo fai? No, Ugo, no! Spara se hai le palle. Sai quanta gente ho messo a posto quando ero dentro? Non te lo puoi neanche immaginare, buffone! Ti prego, vecchio, non uccidermi. Fa quello che vuoi, tienti i soldi, ma non uccidermi, eh? Buono. Dai, finitela, dobbiamo andarcene! Allora, ha ragione Cicillo. Dobbiamo stare calmi. Non troveranno subito Eurigio la macchina.
Quindi per un po' siamo in vantaggio. Guarda che loro hanno i cani, bello mio. Comunque dobbiamo andare verso gli Appennini, come avevamo stabilito. Passeremo per Parma, ma non entreremo in città, la costeggeremo. Una volta arrivati alle prime colline, le possibilità che ci trovino diminuiranno di molto. Io ti avevo detto di andare a Parma con la macchina, avremmo risparmiato 30 km di fatica. Eravamo già d'accordo così. Perché ti sei fissato con la storia della macchina? Potevamo rubare delle biciclette. Minchia, vero? Nessuno di noi ci ha pensato. No, invece sarebbe stato molto peggio. Avremmo dato nell'occhio. Questo lo dici tu. Beh, ormai è fatta. Ora dobbiamo arrivare a Parma. E se qualcuno ci vede? Ah, Ciccillo, l'abbiamo detto 3000 volte. Cercheremo di non farci vedere. Ora andiamo. Dai. Sì, sì, andiamo. Allora? Ho guardato dappertutto, è vuoto. Secondo me non c'è nessuno da tempo. L'avranno abbandonata durante la guerra. Sei sicuro che non c'è nessuno? Hai guardato bene dentro? È chiusa. Ma ho visto da quella finestra rotta che è completamente disabitata. E poi dietro c'è un magazzino abbandonato. Va bene, fermiamoci un paio d'ore. Ma ho sonno! Solo un paio d'ore. E quanto ti vuoi fermare? È che saremo fermati questa notte a dormire. Ci stiamo avvicinando a Parma. È meglio che ci spostiamo di notte, no? Proprio un coglione, Ciccillo. Santissimo. Ho finito di penare. $10 milioni. Mai vista una cifra così. Forse sono anche di più. E poi ci dobbiamo dividere la parte di Origio. Minchia, vero? Adesso siamo in tre. Già. Pace all'anima sua, che riposa nel fiume. Figlio, ma è la prima volta che ammazzi qualcuno? O li già fatti in guerra con i tuoi amichetti? Anche tu oggi hai sparato a uno. Non l'ho ucciso. E poi era una guardia giurata. Non era un mio amico. Però tua moglie l'hai uccisa. Era una donna poco affidabile. E chi lo è di questi tempi? Tanto lunga, Mariella. Ah, è per questo che mi hai portato qui? No, ti ho portato qui per farti la dichiarazione. Lo sai che poi ti sposo. Guarda che io non sono come la Adelina. Ma con te è diverso. Con te ho intenzioni serie. Lo sanno tutti che a lei avevo detto la stessa identica cosa. E poi voglio la prova d'amore. La prova d'amore. Mi hai fatto male. Ehi, mi hai fatto male.
Niente che con la delina. Allora dico alla mamma che vieni domenica a pranzo. Domenica non posso, devo andare alla fiera di Sorbolo. Magari un'altra volta, Mariella. Dai. Porca puttana, vi ho perso due ore. Andiamo. Muoviamoci. Carina lei, no? Non era male. Non ti sei accorto? Oh, sveglia! Abbiamo perso qualcosa! Ma che vuoi avere al dietro che abbiamo solo le gallette? I piccioli! Merda, merda, merda! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Porca puttana, ci ha inculato! Vai! Vai, cazzo, che lo becchiamo! Vai! A deficienti! Pensavate che ero scappato con i soldi, eh? Vaffanculo! Ma vacci te! Andiamo! Rifallo un'altra volta e t'ammazzo! Sei un figlio di puttana! Mannaggia quando ti fecero nascere! Il dì che lascia in la terra per il vasto mar, oh madre
di Dio la prega per il marino. E quando la stella all'ancora si sfocò, col pianto la mia fanciulla mi salutò. Cazzo, ma ne hai prese pochissime! Merito di portare meno roba possibile. Ma non intendevo le gallette! Non fatemi capire bene, sono finite le gallette. E ne restano 5. 5? Ma che sei, deficiente? Oh, come ti permetti? Ma era compito tuo procurarti il cibo, brutto terrone troglodita. Vaffanculo, la prossima volta pensaci tu. Ma stai zitto, che non sei anche in grado di fare ragionamenti. Comunque è colpa tua. Che vorresti dire? Che non dovevi dare a lui questo incarico. Che non è in grado di distinguere un buco in terra da un buco del culo. Io sono a pezzi. Non c'è un cazzo da mangiare, ci siamo persi. Brutto fascista di merda. Io non sono fascista, vecchio cane bastardo. Sei tu che facevi film con Osvaldo Valenti, la Ferida. Altro che fascista, tu sei un nazista. Io facevo l'attore. Ma un pezzente come te non può capire queste cose. Scommetto che ti piaceva tanto fare il bello con la divisa della decima massa. Io non ho mai fatto parte della decima massa. Io ero a Venezia per fare il cinema, mentre tu eri in galera a fartelo mettere in culo. Tu sei un uomo di merda, perché frequentavi le fogne. Io ti spacco la faccia! E stai calmo! T'ammazzo! E no, e stai calmo! E non urlare! E tu stai zitto! Sì. Io vado a pisciare, mi avete rotto il cazzo. E basta! Che cazzo ridi? Guarda Tiglio, fa un piccolo rumore e questo si caga addosso. Aspetta un po'. Guarda che arriva un altro aereo. Tutti al riparo! Un altro aereo! Oh! Ugo, zitto e vaffanculo, dai. Io vado a dormire. Mamma mia, più di 10 milioni da dividersi in tre. Finalmente una nuova vita. Eh sì. Dove andrai? Non te lo dico. E ci proverai ancora col cinematografo? No, ormai ho chiuso. Io non ci sono mai stato al cinematografo. Hai fatto bene, tutto tempo sprecato. E ti piaceva? All'inizio. Poi quando sono andato a Venezia, no. Non più. I film che si facevano lì erano orribili, fatti male, di bassa qualità. Ma a Roma non si lavorava più. E quindi ho fatto questa scelta. Per i tempi in cui eravamo, penso che qualsiasi scelta mi avrebbe fatto finire male. All'epoca, mio cugino è diventato partigiano. Io mi sono venduto rovinandomi per sempre. E lui è stato fucilato. Morale della favola, siamo finiti male tutti e due. Sì, ma il suo era per un credo nobile. Questo lo so.
dovevi buttarmi nel fiume. Chi siete? Ma chi siete voi? Ma che cazzo spari? Sono cacciatori, non lo vedi? Salve! Che cosa ci fate qui? Siamo escursionisti. Ci siamo accampati qui per non viaggiare col buio. Se ne vedono pochi di viandanti da queste parti. E siete fortunati che non eravate nella traiettoria del proiettile. Questo rincoglionito dell'amico mio sta ancora pensando a sua moglie. E vabbè, tutto è bene quello che finisce bene, no? Non siete di queste parti, vero? Di Palermo, Terrone, come voi. Bravo. Io sono di Napoli, però vivo a Fornovo. Ah, è qui vicino. Sì, un po' più a valle. Certo che siete proprio spartani, eh. Insomma, andate in giro, dormite per terra, senza una tenda. Non avete gli abiti adatti. Come fate a venire in questi posti così? Qua bisogna stare attenti, ci sono i cinghiali. Che vuoi che ti dica? La guerra ci ha abituati al peggio e ora noi siamo spiriti liberi. Io ti ho visto in un film. Io? Un film? Sì. La locandiera. Con la ferita. Lo ricordo. No. No, ti sbagli, non sono io. L'ho visto 4 volte quel film. Non dimentico mai una faccia. Scusa, credi che se io avessi fatto un film con la ferita, adesso sarei qui? A parlare con te? Non dimentico mai una faccia. Cacciatori. Cazzo hai fatto, idiota! Ce la faccio più. Perché mi guardi così? Così come? Con odio. Ci siamo lasciati dietro altri 2 morti, come le briciole di Pollicino. Erano 2 cacciatori, si saranno sparati tra loro. Tipico incidente. Sì, guarda, penseranno proprio così. Guarda che ti avrò riconosciuto a celluloide. Se non lo facevo io, non lo faceva nessuno. Non mi avrebbero potuto collegare al colpo. Ma pianta, lo sai come vanno queste cose. Magari non subito, ma prima o poi avrebbero fatto dei collegamenti. Ma non lo capisci? Non mi avrebbero mai trovato. Senti, furbone, io ho capito che una volta arrivati al mare tu te ne andrai dall'Italia. Ma c'è sempre la possibilità che ti prendano. La cifra era troppo alta per un ufficio postale. Non chiuderanno la cosa così facilmente, vedrai. E se arrivano a te, poi arrivano anche a me.
E io in galera non ci torno. Hai capito, stronzo? Piuttosto io ti ammazzo! Fighetto! Io in galera non ci torno! Non potevamo fare altro. Ma lasciate lì così. E che volevi fare? La funzione in parrocchia con il coro? Dai, muoviamoci. Che più ci allontaniamo da lì è meglio. Oh, c'è una casa! Le finestre sono chiuse. Forse è disabitata. Arriviamo. Ci possiamo riposare un po'. Abbiamo fatto 40 chilometri. Io non ne posso più e ho fame. Sono stanco. Sì, e magari troviamo qualcosa da mangiare. È da ieri che siamo a digiuno. E cosa vuoi trovare da mangiare in una casa disabitata? Gli stinchi di morto? Va bene, va bene, va bene. Andiamo a dare un'occhiata. Ma se incontriamo qualcuno, tu non metterti a sparare come un pazzo, capito? Speriamo di non incontrare degli altri tuoi ammiratori. Celluloide. Thank you.
Altro che disabitato, che ci abita qualcuno. Vuoi dare un'occhiata nelle altre stanze? Io faccio un giro fuori. Chi siete? Questa è casa mia, che cosa volete? Calmati. Non vogliamo farti del male. Vero? Noi volevamo... Come ti chiami? Agnese. Eh? Agnese Comasini. C'è una vecchia dentro che dorme, chi è? È mia zia. L'avete spaventata. Non far caso ai loro modi. Non è colpa loro, sono ignoranti. Ma vaffanculo. Ecco, lo vedi? Io mi chiamo Ulisse. Ci siamo persi, siamo escursionisti. E ci chiedevamo se... Escursionisti? Sì. A noi piace fare delle gite e certe volte stiamo via delle settimane. Anche durante la guerra? No, durante la guerra no, però prima sì. Ascoltami, Agnese, mi dispiace per questa invasione, scusaci, ma la casa era chiusa, non abbiamo visto animali e pensavamo che fosse un rifugio, capisci? Gli animali ce l'hanno portati via. Mi spiace, non volevamo spaventare nessuno, te lo giuro. Senti, so che rechiamo un grandissimo disturbo, ma se paghiamo... Possiamo passare la notte qui? Io non posso decidere da sola. Devo aspettare mia mamma e mia sorella che tornano dai campi. Adesso devo rientrare dentro dalla zia Ines. Tanti anni fa ha avuto un colpo e da allora è rimasta inchiodata a quella sedia. Poverina. Voi restate qui. Senti, dammi dei soldi. Così non vedono che li tiri fuori dalla sacca. Dai, muoviti, dammi dei soldi. Ma che le vuoi pagare? Che sei matto? Ma cosa abbiamo? Problemi di soldi? Su, dammi i soldi. Io non mi fido di queste. Dai, non frega il cazzo. Dai, abbiamo una borsa di soldi qui. Dammeli! Cazzo. Dove vuoi andare stanotte? Eccole. Buonasera, signora. Scusi, noi non volevamo spaventare sua figlia. Veramente. Solo che ci siamo persi e vi chiediamo un grosso favore. Potreste darci ospitalità questa notte? Se pagate potete rimanere. Grazie. Io mi chiamo Ulisse e loro sono Nestore e Diomede.
Benigna. E lei è Luigina. Dai, Gigia, saluta i forestieri, non ti mangiano mica. Purtroppo il signore le ha tolto la parola. Che graziosa. Beh, siete stati fortunati a trovarci, perché il prossimo paese è a 2 ore di cammino. E vi faremo vedere la strada domani, ormai fa notte. Grazie, molto gentile. Noi andiamo a preparare da mangiare. Voi cercate di riposare, sarete molto stanchi. Bello, no? Mica male. Cosa c'è? Sai che ci hanno visto in faccia, siamo fregati, coglioni. Il colpo l'abbiamo fatto a viso coperto. Quante volte te lo devo dire? 150? Ma le viste queste? Queste venderebbero la madre per 2 lire. Tu che proponi di fare? Lo sai benissimo. Ci penso io. Non voglio altre morte sulla coscienza. Io la prima volta che ti ho visto ho capito che eri un gran cagasotto. Se le ammazzi tu sei il prossimo. Io non ti permetto di parlarmi così, capito? Se le ammazzi tu sei il prossimo, ricordatelo bene. Io non permetto a nessuno di giocare con la mia vita. Neanch'io. Non è rimasto qualcosa da masticare lì in mezzo. Noi in questa casa siamo abituati che le verdure le puliamo bene. E non rimane poi niente da mangiare. Avete ragione, signora. Mi scusasse. È quasi pronto. Ugo! Ho sentito, non sono mica sordo, Ma che hai? Volevo... Volevo, non torno un piccazzo. Dico pure le sigarette. Oh, Watti, sei qui? Certo che sono qui, dove vuoi che sia. Non mi sento tranquillo in questo posto. Perché? Perché Ugo è capace che fa qualche cazzata. E allora addio soldi, addio minestra e addio nuova vita. Fottitene. Ugo è solo un vecchio pazzo, tormentato dai sensi di colpa e dagli anni che ha passato in galera. Io me ne intendo bene. Di cosa? Dei sensi di colpa. Ne hai viste tante? Ne ho viste di brutte. Pure io ne ho viste di brutte. Giù da me al paese ci avevano dato l'illusione di avere un pezzo di terra da coltivare. E invece? Invece? Ti ci ammazzavi di fatica 15 ore al giorno e non concludevi niente. Mio padre c'è morto per zappare quella terra.
dalle mie parti quando il vento soffia così, vuol dire che c'è qualcuno che vuole tornare dal mondo dei morti. È stato solo un soffio. Cerchiamo di non finirci noi a far festa coi morti. Un'altra cosa. Non dire che sei di Palermo. Di che sei di Napoli. Hai capito? Sì. Non fare cazzata. E quello? Non lo so, ce l'hanno lasciato qui. Schifo. Ancora, ancora. Tutte quelle fotografie. Ah, le avete viste? Sì. Beh, noi non siamo tipo da fotografia, no? I nostri parenti se li ha portati via la guerra. È da tanto che siamo sole. Ma per campare diamo ospitalità ai viandanti come voi. Ah. Lo avete già fatto altre volte.
Ne è passata di gente per questa casa. Sì, solo che poi se ne vanno via tutti e le cose rimangono qua. Insomma, le foto piacciono alla zia. E così ce le siamo tenute. E quel sidecar che ho visto nel magazzino? Quello l'ha lasciato lì un soldato tedesco. Eh beh sì, non poteva proprio portarselo dietro, eh. Ma quando sarà stato? 2 anni fa? Un giorno ce lo vediamo arrivare tutto graffiato dalle frasche perché con quel trabicolo si era fatto tutto il bosco, si era fatto. Ho già preso un colpo. Ma vuoi vedere che è la volta buona che dobbiamo raccomandare l'anima al Signore? Ma poi invece... E che stava scappando. Ci ha chiesto aiuto, ci ha dato dei soldi. L'abbiamo ospitato e gli abbiamo anche dato il vestito del nonno che così passava al confine. E non vi vergognate? Qui si tratta di un vero e proprio collaborazionismo. Prego. Avete aiutato a scappare quel cruco di merda. Sei una collaborazionista del regime. Oh, basta! Vogliamo mangiare in pace. Nestore, dacci un taglio. Queste donne non sanno niente di politica. Beh, comunque hanno aiutato un nazista e questo mi basta. Io li odio i tedeschi. Noi facciamo quello che possiamo per campare. Quando hai fame non guardi in faccia a nessuno. Scusi, signora, ma lui deve sempre offendere per farsi notare. Io non offendo nessuno. Questa è una questione di principio. I soldi ci fanno comodo anche adesso. E di dove siete voi? Africa! Di Napoli, signora. Mi sono spostato a nord per travagliare. Che tristezza. Mi viene da piangere. Pensavo che fossi venuto al nord perché dove stavi prima c'era un gran rumore, vero? Oh, la vuoi finire? Hai visto il bambino qui delicato? È bastata una bombetta per farlo impazzire. Adesso ogni rumore si caga addosso. Oh, non era una bombetta. Era un bombardamento di quelli tosti. Povero ragazzo. Ti manca la tua città? Tantissimo, signora. Io vorrei della carne e un altro fiasco di vino, perché vorrei dormire molto bene stanotte. Vabbè, se ci pagate per il disturbo possiamo aprire un salame. Eccola lì, te pareva. Magari vado in cantina a vedere se c'è del vino buono. Questo si chiama senso degli affari. Gigia, prendi un salame. Io vado in cantina a prendere il vino. Io sto a posto. Zia, vuoi un po' di minestrina? Oh. Alla Madonna e a tutti i santi! Oh.
Beh, come diceva la povera nonna, è meglio bere che piangere. Grande filosofia. Io voglio avere la pancia piena e gli altri crepino tutti. Sai che cazzo me ne frega? Voi non avete fatto i soldati. Io sono troppo giovane per voi. Io ero all'estero. Ero lontano, per fortuna. Se no fregavano anche me. Io. Voi uomini pensate solo a voi stessi, ma siamo noi che l'abbiamo fatta la guerra rimanendo qui, in balia di tutti i balordi che passavano. Ma a furia di vender cara la pelle ce l'abbiamo fatta, vero zia? Un brindisi a voi e alle donne con la pellaccia dura. Altro vino. Gigia, prendi altro vino. Gigia, ma ti ha tagliato la lingua? Non ho ancora sentito la parola. Stai attento che la lingua gliel'hanno tagliata per davvero. Chi? Tedeschi? Tedeschi, fascisti, partigiani, banditi. Ci hanno occupato la casa. Ci hanno ammazzato gli uomini, quelli che non si era preso la guerra. Ce ne hanno fatti di tutti i colori. Certo. Le donne sole, in un posto così. Mi gira... Ma che succede? Mi gira tutta la stanza. Ciccio. Ciccio, svegliati. Ciccio. Ciccio! Cazzo, mi avete dato? Brutte troie maledette. Mangia la minestra. Dai, mangia la minestra. Mangiala minestra. Te lo ricordi il soldato tedesco del Salkar, eh? Erano tanti, invece. E si sono fermati qui mentre stavano scappando. Perché stavano scappando, come voi. Vero, Gigia? Si sono messi a farlo da padrone qui, in casa, con quattro povere donne. Allora noi che cosa potevamo fare? Che cosa potevamo fare, zia? Cosa potevamo fare? Li abbiamo ammazzati. E poi ci siamo tenuti tutta la loro roba e tutti i soldi. Perché noi morivamo di fame, hai capito? Morivamo di fame! Ma da dove vengono questi soldi? Da dove vengono questi soldi, eh? Da dove vengono questi soldi? Ehi. Sarai tu. Thank you.
Dove? Ho un rotolo, ve l'ho preso la tagliola! Che bastardo, se piace. Ma dov'è che non lo vedo? Ma dov'è? Devo crepare. Ecco, prendetelo, Benigno. No, 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 no. No, no, no. È ora di ammazzare il maiale. Te la faccio pagare, bastardo! Aspetta la mia mamma che è morta. Oh, bimba, non lo sai che i morti al mondo non tornano mai. Tornano le stelle, tornano i fiorellini miei, tornerà anche lei.
camicia da notte della nonna è la più bella che abbiamo in casa. L'aveva lasciata per te, per il corredo. Ma dai, piccolina, stai tranquilla, ora ti riposi un po' e poi passa tutto, Gigia! Guarda com'è bella tua sorella. Ma guarda com'è contenta. Passano i ferri. Sveglia! È andato. Questo dorme. Ma sei sicura che dorme? Eh? Controlla, per me fa finta. I tuoi amici qua uno schifo, Adesso proviamo a chiederlo a te. Cosa ci fanno tre viandanti con le pistole? E con tutti questi soldi? Fottiti. Ma no! Fottiti, lo dicono tutti. Guarda, te lo chiedo un'altra volta. Cosa ci fanno tutti questi soldi? In modo dei pescenti! Puttana! Ma l'hai capito che sei roba nostra ormai, Ma che vi ho fatto di male, Tu non hai mai visto così tanti soldi in vita tua. Prenditi tutto, ma lasciami andare. Lasciami andare. Ma davvero credi di cavartela così facilmente? Guarda che cosa abbiamo fatto a lui, Adesso lo facciamo a te. Peccato, che di loro non abbiamo neanche una foto ricorda. Ma perché ce l'avete con me? Io non vi ho fatto niente. Non vi ho fatto niente! Non ho fatto niente. Stronzo. Ma tu lo sai che cosa si faceva tanto tempo fa in tribuna come te? Li si appendeva a testa in giù, a gambe larghe. E poi gli si tagliava in due, partendo da qua. No, aspetta. Ne abbiamo sepolti tanti qua intorno, di smurfoni come te. Io sono diverso, non sono un balordo. C'è bisogno di un uomo nella vostra famiglia. Sì, l'ho capito subito, c'è bisogno di un uomo. Io poi qua mi trovo bene, mi sento a casa. E poi voglio sposare Agnese. Agnese? Che ti voglio sposare? Chiedilo, anche lei lo vuole. È vero, figliola? Non ce l'avevi detto. Tu non sai niente della nostra famiglia, niente! I furbi da queste parti sono parenti dei morti. Hai profanato la mia bambina, l'hai ucciso! La tua bambina è una puttana! E siete voi che l'avete ammazzata, brutte troie! Siete voi che l'avete ammazzata, brutte puttane! L'avete uccisa voi, troie! Ammazziamo il maiale!
signori, Ugo Ferrarini, Francesco Loiacono, sappiamo che siete lì dentro. Uscite fuori con le mani in alto. Avete 5 minuti. Ripeto, avete 5 minuti. La casa è circondata. Non avete scampo. Sai da dove vengono i soldi, vecchia bastarda? Cazzo, non lo sai? Sono lì dentro! Aprite! Dai, 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 sfondate la porta! Hai chiuso. Aprite! Aprite, sfondiamo la porta! Ma dottore, attacca, che dietro a quelle finestre c'è sempre qualcuno. E andiamo? Sì, attacca, attacca. Già sono quattro vicoli che famo una moscagliata un sordo. Ma tu attacca, che vedrai qualcuno si ritura, no? Andiamo, attacca.
Adesso sentiranno la storia di un povero giovanotto condannato a morte. Entrò nella prigione il direttore prefetto. Con voce d'emozione svegliando il giovanetto, disse svegliandosi che cosa si è. Buon cuore, signori. Grazie, signorina. Grazie, grazie. Allora, buon cuore. Grazie tanto, grazie.